Ciao, sono Leila Labiri, sono una cantautrice, ho 19 anni, ho presentato finalmente il mio progetto con Caffè. Ho tanto tempo che ho scritto queste canzoni, non ero ancora pronta per pubblicarle, ma finalmente sono uscita. Canto da 5-6 anni, ma ho iniziato a comporre negli ultimi 2 anni. Ho molta, molta strada da fare ancora, però sono felice di aver iniziato questo percorso. Non ci ho mai pensato, però io ascolto molte band inglesi, io adoro tutto ciò che è caldo, tutto ciò che ha voci soffiate, quindi sicuramente questo ha influito, però seguo anche molto la scena indie italiana attuale, quindi, e scrivo in italiano, quindi il mio genere è una via di mezzo tra tutte queste cose. Perché io scrivo anche poesie, quindi mi viene naturale scrivere in italiano, e poi è la mia lingua, quindi mi viene più spontanea. Allora, Caffè è una canzone che parla di abitudini, ma soprattutto delle conseguenze che hanno le abitudini applicate a determinate situazioni, quali relazioni, quali qualsiasi legame. E l'idea di caffè perché? Perché caffè è un'abitudine, prendere il caffè è sicuramente un'abitudine, quindi sicuramente la metafora del caffè che viene lasciato sul tavolo e poi cambia temperatura, la metafora del cambiamento della temperatura mi ricordava appunto quanto cambia un rapporto subito, cioè che subisce le abitudini, diciamo. Il videoclip mi piaceva molto il fatto che in quel video il soggetto rimane invariato e il vero soggetto diventa la cornice, quindi è un po', secondo me rappresenta un po' la metafora delle abitudini che cambiano ciò che ci circonda mentre tutto sembra invariato. Quindi la cornice diventa il soggetto stesso del videoclip. Mi ispiro, come ho già detto prima, a band inglesi, quali Daughter sicuramente, Emma Louise, tutto ciò che è inglese, tutto ciò che è caldo, intimo, è la mia fonte di ispirazione principale. Sono stata al concerto dei Daughter 2 anni fa ed è stata sicuramente una grande fonte di ispirazione. Ci sono un sacco di robe fighe, tantissime, e veramente tantissime. In altre città non ci sono così tante band emergenti, così tanti artisti emergenti di questo livello, e molti sono miei amici, molti li frequento e sono molto felice di essere circondata da una scena così tanto attiva e così tanto proprio bella, proprio figa. Banana Joe, Marte, Jess, Lobina, Isam, Follow the River. Allora, i miei progetti futuri più vicini, diciamo, sono quelli di pubblicare un EP, sicuramente, prima magari far uscire un singolo, poi suonare dal vivo, ovviamente avere la possibilità di avere dei palchi, perché io poi sul palco sarò da sola, quindi utilizzerò l'elettronica come mezzo di, insomma, per stare da sola sul palco, quindi non vedo l'ora di dover riadattare i miei pezzi a questa cosa. I miei progetti invece futuri, più futuri, sono quelli di pubblicare un album sicuramente, un EP. Vorrei fare della musica la mia vita, cioè vorrei proprio farlo nella vita. Sì, farò d'apertura per Marte, la mia amica carissima, che non so di me, e il 12 a Chiavari, al Blue Seagull, vedo l'ora. Per me la voce, non c'è solo una voce per Genova, secondo me la voce di Genova siamo tutti noi artisti emergenti che cerchiamo ogni giorno di, non so, di far sentire la nostra voce, siccome la scena attuale è così attiva, sono molto felice di dire che secondo me la voce di Genova siamo tutti noi, siamo io come tutti gli altri artisti e come chi cerca di farsi sentire, diciamo. Ciao, voce di Genova!